confermata, ma dipendenti Geseno tutti al lavoro. Il sindacato ha deciso di dare all'azienda ancora 10 giorni di tempo, poi sarà linea dura. Sciopero di 8 ore dei lavoratori della San Gemini che presidiano i cancelli della fabbrica, a rischio con i posti di lavoro la sopravvivenza dell'azienda. Agente di custodia aggredito e ferito al volto nella carcere di Spoleto, un episodio analogo appena una settimana fa, autore lo stesso detenuto. 50 anni di eventi, personaggi, curiosità nella bella mostra delle foto di Enrico Valentini, celebre lo scatto della Bardot in bikini a piedi lupo. Un gruppo eterogeneo di volontari impegnato nella pulizia delle sponde del Tevere a Ponte San Giovanni, l'idea di un'associazione di giovani africani. Il Perugia torna all'antico e supera nettamente il Prato. Il secondo posto sembra blindato, salvezza già acquisita per il Gubbio, mentre il Foligno dovrà ancora soffrire il Castel Rigone promosso in Lega Pro. Quello di Brigitte Bardot, distesa al sole sul pontile di Piediluco, è forse lo scatto che più colpisce dell'archivio fotografico di Enrico Valentini, ricco di 210.000 fotogrammi. Una raccolta che la Soprintendenza Archivistica dell'Umbria ha giudicato di interesse storico particolarmente importante. Pagine indelebili di un vissuto umbro ma anche internazionale, raccolte nella mostra del grande fotografo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e il Centro di Cultura Il Punto hanno avuto il merito di valorizzare. Gli scatti di Enrico Valentini, ma anche le magnifiche e costosissime macchine fotografiche come la Linhof 1318, resteranno in mostra a Palazzo Montani Leoni, sede della Fondazione, fino al 2 giugno, ogni sabato e domenica. Dalle fotografie dei rappresentanti del Jet Set Internazionale, che nel periodo del Festival dei Due Mondi, soggiornando a Spoleto, visitavano anche Terni, alle visite in Umbria dei Papi Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, dei Presidenti della Repubblica e degli esponenti politici, tanti, davvero tanti, e poi la grande, fraterna amicizia con Giancarlo Menotti. Questo scritto me l'ha mandato Giancarlo Menotti, dalla Svezia, era il periodo di Natale, e mi scrive: sperando che sia la luce delle arti e non il lampo delle bombe a illuminare il futuro. La mostra, curata dallo stesso Valentini, da Domenico Cialfi e da Giuseppe Pennacchia, è un omaggio alla professionalità del maestro, ma anche un riconoscimento alla nostra regione, una terra da sempre amata e apprezzata dai personaggi del cinema, della cultura, della politica e della Chiesa.